Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo degli Zamberlan Zarathustra GTX Boa, uno scarpone pensato per l'alpinismo invernale d'alta quota e cascate di ghiaccio, di cui adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola per questi Zarathustra. Praticamente abbiamo una classica suola Vibram. Suola Vibram con la parte anteriore con la climbing zone per quando dobbiamo andare a lavorare di punta. Una suola Vibram che, come tante altre suole Vibram, lavora bene, ha un'ottima aderenza. Sul fango non è proprio il suo terreno ideale, ma perché non è pensato per andare sul fango. Però devo dire che dal punto di vista sia delle prestazioni, ma soprattutto anche della riparabilità, perché questa suola, volendo, è completamente risuolabile. Che dire, è sempre un'ottima suola, sempre un'ottima garanzia da parte di Vibram e anche di Zamberlan. Passando alla parte di intersuola, innanzitutto questo Zarathustra è uno scarpone rigido, estremamente rigido, infatti è pensato per cascate di ghiaccio ed soprattutto è pensato per calzare un rampone automatico. Infatti troviamo gli attacchi sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Un rampone ci sta benissimo, non ho avuto nessun tipo di problema provandolo anche con diversi ramponi, quindi devo dire che quando lo si utilizza col rampone dà davvero il meglio di sé. L'intersuola in sé poi è caratterizzato da un più a doppia densità, quindi comunque ci dà un minimo di ammortizzazione, anche se non vi consiglio di utilizzarlo su dei percorsi particolarmente lunghi, perché essendo uno scarpone così rigido alla lunga può tendere a stancare il piede. Devo dire comunque una parte di intersuola fatta veramente molto bene. Quando si utilizza il rampone vi assicuro dà davvero il meglio di sé, anche su cascate praticamente verticali non si ha nessun tipo di problema, quindi dal punto di vista dell'intersuola devo dire molto molto bene. Passando alla parte superiore della tomaia, beh, innanzitutto il puntale è super rigido, cioè roba che se prendete a calci una roccia non sentite nessun dolore. Tutta la parte della tomaia nella parte bassa è caratterizzata da un fascione in gomma che corre a 360 gradi attorno allo scarpone, ottimo perché ci protegge sia dagli urti che protegge anche la tomaia da eventuali strappi. La tomaia in sé poi è fatta in un tessuto molto resistente, infatti nonostante io l'abbia strusciato contro rocce e ammetto mi sono anche un po' ramponato da solo, questo non ha nessun tipo di rotture, quindi veramente un ottimo materiale. La fodera interna poi è in Gore-Tex, quindi non fa entrare l'acqua ed è abbastanza caldo. Io l'ho utilizzato massimo sugli 0 gradi come temperatura più alta e devo dire che il piede all'interno ha sudato, quindi secondo me con questo scarpone potreste arrivare tranquillamente anche a meno 10, meno 15 senza nessun problema. Per quanto riguarda poi tutta la parte della calza superiore, questa è veramente molto molto sottile, non dà nessun tipo di fastidio e la cosa che mi è piaciuta di questo scarpone è che nonostante abbia questa calza molto alta, la scarpetta all'interno è più bassa, è molto più simile a uno comune scarpone d'alpinismo come altezza rispetto che uno scarpone d'alpinismo invernale per andare a fare anche questo tipo di attività. Infine, nota non da poco, entrambi gli scarponi hanno anche il riflettore Recco, che torna sempre utile in caso di necessità. Per quanto riguarda la parte del tallone, come vi dicevo, nella parte bassa abbiamo la tacca per ramponarlo. Il tallone poi è molto molto rigido e si destruttura pian piano che si sale, anche se comunque resta sempre un pochino rigido per darci comunque una migliore struttura nel momento in cui andiamo a fare davvero le cascate di ghiaccio. E per quanto riguarda l'allacciatura, questo è il punto che più mi ha sorpreso. Come sapete abbiamo già provato degli scarponi col boa e un singolo boa fa sempre quell'effetto un po' di salame che tende a stringere il piede se vogliamo avere una bella allacciatura bella stretta, cosa che non mi è successa con questi Zamberlan. Innanzitutto la chiusura boa facilissima da utilizzare, come sappiamo con una mano lo andiamo a chiudere lo scarpone senza nessun problema, e in questo caso ha davvero un ottimo compromesso quando lo si va a chiudere tra la chiusura sulla parte anteriore del piede e poi la chiusura del collo e della caviglia. Questa allacciatura è fatta così bene anche perché poi nella parte superiore abbiamo anche uno strap da utilizzare proprio per tenere ferma la caviglia. Quindi tra boa e questo strap devo dire un'allacciatura davvero studiata perfettamente. Per quanto riguarda la soletta interna, questa è di casa Zamberlan, io mi ci sono trovato bene, è sostituibile se volete, ma io andrei benissimo avanti a utilizzare quella data in dotazione perché appunto mi ci sono trovato bene. A livello di grandezza dell'avampiede, devo dire che non è uno scarpone così stretto come mi sarei immaginato, non ha un avampiede generoso naturalmente,
però comunque ho abbastanza spazio che non ci obbligherà a dover prendere un numero in più, per esempio. Io ho preso il mio classico numero che compro in tanti altri scarponi e mi sono trovato molto bene anche in questo caso. Ma a chi consiglio questi Zamberland Zarathustra? Allora, sicuramente li consiglio a degli alpinisti esperti, a degli alpinisti che vanno a fare cascate di ghiaccio, a degli alpinisti che vanno a fare canali, che vanno a fare creste invernali, alpinismo invernale e via dicendo. Non è sicuramente uno scarpone adatto a chi sta iniziando, a chi va a fare delle semplici camminate su ghiacciaio. In quel caso lì ci sono altri modelli sempre di Zamberland che sicuramente sono più consigliati anche per il prezzo. E dunque arriviamo alle conclusioni parlando anche del prezzo, perché vengono venduti sul sito di Zamberland sui 650 euro, Odali si trova a 550. Ve li consiglio? Sì, sì, perché io mi ci sono trovato veramente molto bene. Chiusura boa, ottima, soprattutto quando dobbiamo chiuderlo coi guanti e come dicevo non ci fa quell'effetto salame. Davvero, devo dire, un ottimo scarpone. Poi è risolabile, quindi ci durerà a lungo nel tempo, materiali ottimi. Pesa solo 815 grammi, quindi non è neanche un peso eccessivo. Che dire, uno scarpone che veramente mi ha sorpreso e mi è piaciuto tanto. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!